Amici, ricorderete certo questa mascherina. Cercai qualche anno fa, proprio qui, in questo bellissimo terrazzo, di bruciarla, sapendo che ovviamente non ci sarei riuscito, ma mi ha accompagnato, la vedete? È la mascherina che ogni tanto, proprio quando è estremamente necessario, non è di quelle di TP, PP, non lo so che cosa, è quella normalissima, vedete? Dicono che oggi non serve più a niente in realtà, però io ormai mi ci sono un po' affezionato, ecco, così qualche volta la tengo in tasca come se fosse un fazzoletto, ecco, me la metto in tasca. Ora, guardate, sole, natura, la primavera che sta esplodendo, eccetera, e immaginatevi i vostri figli, i miei sono ormai grandi e non vanno più a scuola, e immaginatevi i vostri figli a scuola e magari per 6 ore, no, perché fanno magari mattina e anche pomeriggio, con la mascherina attaccata al volto. È chiaro che, beh, io non voglio contestare che magari in inverno possa essere di qualche utilità, insomma, non voglio, ecco, fare così il radicale su questa cosa della mascherina, anche se è diventato ormai il simbolo di questa pandemia insieme alla vaccinazione forzata, no? Però voglio dire, ci rendiamo conto del danno di salute che stiamo facendo a dei ragazzi con l'uso della mascherina in un momento in cui non serve assolutamente a nulla? Abbiamo costretto i nostri ragazzi praticamente a farsi il vaccino, indebolendo il loro sistema immunitario, perché di questo sostanzialmente si tratta. E adesso perché? Perché così potevano girare di qua, di là, di su, di giù. E adesso nelle scuole dobbiamo continuare per l'ordinanza. Un tempo c'era la legge, se la sono messa sotto i piedi, la legge. Oggi c'è l'ordinanza ministeriale, per cui in Italia tutti devono portare la mascherina a scuola, come ci sono i decreti interministeriali che stanno decidendo la nostra guerra, nostra per un pifero di niente, la guerra in Ucraina viene decisa da decreti interministeriali, no? Per la mascherina bastava un'ordinanza del ministro, e attraverso questa ordinanza del ministro della salute, sarebbe meglio chiamarlo ministro della malattia, perché sappiamo che a questo punto la mascherina è dannosa per la salute di questi ragazzi, ecco, e devono portarla fino alla fine della scuola sostanzialmente. Quindi con questa atmosfera, 25-30 gradi, immaginatevi la mascherina in classe fino alla fine della scuola. In tutta Italia? Eh no, ci sono due città in realtà a statuto speciale, sto parlando di Trento e Bolzano, che avendo appunto lo statuto speciale possono tranquillamente, con una loro decisione autonoma, decidere di far sì che gli studenti non usino la mascherina nelle classi. Ora, io sono ben felice che a Trento e a Bolzano venga lasciata agli italiani, sono italiani, no? Insomma, a Trento, i cittadini italiani di Trento e Bolzano possano avere questo privilegio, ecco. Ma mi domando, perché soltanto a loro? E allora, in conclusione, consentitemi di dire, facciamo tutta l'Italia a statuto speciale e liberiamo questi giovani che si trovano in una condizione di schiavitù dall'uso della mascherina. Ho capito, la mascherina è un simbolo, ma cosa ce ne facciamo di questo simbolo? Basta con questo simbolo della mascherina, basta con questa pandemia che vi siete costruita per eliminare, per condizionare la vita di milioni di italiani.
e basta.